In questo tutorial ti mostrerò come creare un'area protetta accessibile via web solo tramite password. Prima di iniziare, ti informo che questa funzione è disponibile solo in ambiente hosting Linux, hosting WordPress gestito e hosting WooCommerce gestito. Per hosting Windows non è presente. Per iniziare, accedi al File Manager, quindi collegati all'indirizzo admin.aruba.it. Nei rispettivi campi inserisci il tuo username @aruba.it, la relativa password, il codice di controllo mostrato nell'immagine e accedi. Se al tuo username è associato più di un dominio, devi indicare il nome del dominio che vuoi gestire. Diversamente, l'accesso avviene direttamente al pannello di controllo. Dal menu di sinistra seleziona la voce con il nome del tuo servizio. Clicca sulla voce File Manager. A questo punto, l'accesso al tuo spazio web è avvenuto correttamente. Seleziona la cartella da proteggere e clicca sul tasto destro del mouse. Nel menu che compare, clicca su Protezione. Nella finestra che si apre, inserisci un nome per l'area che intendi creare e clicca su Crea. Nei campi successivi inserisci l'utente e la password, che saranno poi utilizzati per i futuri accessi all'area protetta. Poi clicca su Inserisci per confermare. Una volta completata l'operazione, digita sul browser in uso l'indirizzo della cartella protetta nella forma tuodominio.estensione/nomecartellaprotetta/. Nella finestra di autenticazione che comparirà, inserisci nome utente e password da te scelti per accedere. Infine, clicca su Accedi. Nel caso in cui ti venga chiesto il salvataggio della password, per ragioni di sicurezza ti consiglio di scegliere No. Per rimuovere la protezione, seleziona la cartella protetta e clicca sul tasto destro del mouse. Nel menu che compare, seleziona la voce Protezione. Dalla finestra che si apre, clicca su Rimuovi. Per concludere, ti informo che solo le cartelle accessibili via web possono essere protette con una password, come ad esempio la cartella e le sue sottocartelle. Nel caso in cui tu voglia attivare una protezione aggiuntiva via FTP, ti consiglio di consultare il tutorial dedicato.